Con il CT e la sciabola azzurra Nicola Zanotti per un bilancio di questo trofeo Luxardo che tornava in Italia, torna in Italia dopo 3 anni di assenza, con l'Italia che sfiora il podio nella gara femminile. Il tuo bilancio partendo da lì, Nicola, considerando anche che insomma, c'era qualche assenza pesante, ma che l'Italia si è fatta rispettare. Sì, sicuramente Rossella, meriti a Rossella che purtroppo ha avuto un attimo di nuovo un fastidio all'adduttore, quindi ha fatto gli ultimi 2 assalti non al 100%, anzi molto controllata, e nonostante questo comunque è riuscita a fare un'ottima finale. Brava lei, brava Chiara Mormile che ha sfiorato la finale molto molto bene. E complimenti anche alla giovane Fusetti, Benedetta, con un ottimo 32, la sua prima esperienza. A lei invece, come abbiamo detto, non ha giocare in casa, non le ha giocato brutto scherzo, ma anzi, le ha dato una carica maggiore. E vabbè, la Landi, dopo la bellissima prima giornata, dopo Gironi, ha perso il derby con Giulia Arpino, che comunque poi Giulia ha fatto 32. Insomma, qualche nota positiva c'è. E come nel maschile, bravo soprattutto Dario Cavaliere, che è infortunato da 2 gare ma ha voluto stringere i denti, ci ha voluto essere, e è arrivato lì anche lui a giocarsi fino all'ultimo con Satmari un'altra finale. Bene, Mignuzzi, insomma qualcosina c'è stato. Però a me piace sempre parlare del gruppo e devo essere sincero che a questo giro abbiamo fatto un passetto indietro. Però con questa gara si chiudeva il circuito delle Coppe del Mondo. Adesso viene il bello, Nicola Zanotti. Sì, arriva il bello e bisogna stringere, perché abbiamo lavorato in questi 2-3 mesi da quando sono stato nominato, ho cercato di trasmettere certi concetti, certi atteggiamenti da mantenere una mentalità, più che altro una gestione dell'assalto che deve essere chiaro per tutti, un punto di partenza per tutti. E in questi 2 giorni sinceramente non abbiamo fatto, ripeto, un passo indietro, perché non ho visto molta continuità rispetto alle gare precedenti sotto questi diversi aspetti. Quindi ora sì, arriva il bello perché ci sono campionati europei e mondiali, ma saranno belli se vinciamo, se vinciamo le medaglie, e io sono qui per questo. Quindi dobbiamo una volta ancora di più in questi giorni, subito al primo allenamento che ci sarà, cercherò di impattare molto di più su questi concetti. L'ho già parlato ai maestri, voglio che già questo lo facciano a casa, e perché dobbiamo cercare di arrivare fra un mese ai campionati europei in una condizione migliore rispetto a quella di oggi.